Cari genitori, consentitemi di rubarvi qualche minuto del vostro tempo. Stiamo per ricominciare l'esperienza del catechismo. Sono convinto che il catechismo, fatto bene, con entusiasmo, con convinzione, sia una delle esperienze più belle e significative della vita cristiana della nostra parrocchia. Quest'anno il catechismo sarà organizzato in piccoli gruppi per evitare assembramenti, per una maggior sicurezza anche nel mandare i vostri bambini a catechismo. È però necessario il vostro aiuto. Le forze dei catechisti non sono sufficienti. Raddoppiamo il numero dei gruppi di catechismo presenti per poter lavorare in piccoli gruppi. Però abbiamo bisogno del vostro aiuto. È necessario che affianchiate i catechisti nella gestione dei gruppi. Senza il vostro aiuto non saremo in grado di far partire il catechismo quest'anno. Alcune obiezioni: ma io non sono competente. Non ti preoccupare, abbiamo preparato una serie di guide e di schede che vi possono accompagnare passo dopo passo nella gestione del piccolo gruppo durante l'ora del catechismo. Inoltre, i vostri catechisti, i catechisti dei vostri figli, saranno al vostro fianco come coordinatori e come aiutanti. Un'altra obiezione è: non ho tempo. Il tempo che ti chiediamo è il tempo del catechismo, ogni 15 giorni insieme a tuo figlio, con un piccolo incontro ogni 2 mesi circa, in cui si definisce insieme ai vostri catechisti la modalità dell'incontro. Un'altra obiezione: come faccio io a parlare di Gesù se ho dei dubbi di fede? È proprio parlando di Gesù, insegnando ai nostri bambini a voler bene al Signore, che il nostro cuore, che i nostri dubbi vengono superati e il nostro cuore si apre nuovamente alla fede. È una opportunità anche per la tua fede questa occasione. Vi chiedo davvero allora di mettervi in contatto con i vostri catechisti. So che avete i gruppi WhatsApp, è necessario che ci sia una diffusa collaborazione quest'anno. Non abbiate paura allora a dare questa disponibilità. Mai come quest'anno è preziosa e indispensabile. Grazie di cuore e arrivederci a presto.